Hai parlato tutta la sera della beatitudine dei poveri in spirito, della spiritualità della famiglia, eccetera. Il tema di questa sera era la povertà spirituale e materiale. Materiale, perché? Sì, la domanda effettivamente tiene, nel senso che il vero problema quando si fa discernimento spirituale è coniugare, tentare di coniugare povertà materiale e povertà spirituale, perché una povertà materiale senza cuore può sbandare verso l'invidia, gli altri hanno di più di me, verso la recriminazione contro Dio. Guarda Dio, dicono che è provvidenza, ma non si preoccupa di me. E la povertà spirituale senza qualche segno materiale rischia di essere retorica. Rischia di essere appunto una serie di parole, ma che non corrisponde effettivamente a qualcosa che tocca la nostra vita. Ecco, su questo la famiglia di Gesù, diciamo così, apparteneva a una classe, non dico infima, nella società di allora. Giuseppe era un carpentiere, quindi insomma aveva anche, probabilmente, anche se non vediamo nel testo apparire delle figure che gli danno una mano, ma aveva degli aiutanti, dei garzoni. Ecco, quindi non era proprio povero, però sicuramente non appartenevano alle classi ricche di Israele. Quindi una famiglia piuttosto modesta, quella di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Certo è, e in questo il Nuovo Testamento ci dà delle luci di fronte alle quali non possiamo far finta di nulla, certo è che lui era il figlio dell'Altissimo. E ragionando alla maniera umana ci verrebbe da dire: ma perché non sei nato a corte di Augusto, alla corte figlio di Augusto? Anche perché il Vangelo di Luca, se vi ricordate, attacca il racconto precisamente mostrando la Pax Augustea, quando era imperatore Augusto, Quirinio, ti mette lì tutti i personaggi più famosi di allora, coloro che avevano il governo, il potere. Augusto si faceva adorare come Dio in terra e il figlio dell'Altissimo fa un'altra scelta, che il Nuovo Testamento sottolinea. Da ricco che era, si fece povero per noi. Seconda Corinzi 8:9. Povero anche dal punto di vista materiale, non ha scelto la corte di Augusto. Colui che era nella condizione di Dio, dice Filippesi 2:5-11, si abbassò, si umiliò, si svuotò. Non è diventato semplicemente uomo, ma ha deciso di comportarsi da servo. Pensate a tanti gesti, a tante parole di Gesù. È giunto a lavare i piedi ai suoi discepoli. Ecco, quindi lo stile di Gesù corrispondeva effettivamente a quello che diceva. Beati i poveri. Certo, appunto, non si tratta semplicemente di una povertà materiale. La povertà di Gesù, di Maria e di Giuseppe, è quella che ho tentato di mettere in luce. In fondo corrisponde all'Eulabia, accogliere bene la volontà di un altro. Non sono io il padrone della mia vita, è il Signore, è Dio. Quindi l'atteggiamento di fondo è quello di chi dice: sono un povero, sono un mendicante. Ho bisogno di Dio, ho bisogno che Lui mi indichi la via, ho bisogno dei Suoi doni, faccio di Dio la mia ricchezza. Ecco, ho insistito molto su questo aspetto, adesso la palla passa a noi. Come ciascuno di noi deve rispondere di fronte a Dio, nessuno, non ha senso che uno inizia a dire all'altro, no. Ciascuno di fronte a Dio si deve porre questa domanda: come posso essere oggi, nel mio contesto di vita, memoria vivente di Gesù? Memoria originale di Gesù, memoria creativa di Gesù.
faccio un esempio banale, però per farmi capire, se domenica prossima venisse a confessarsi da me un marito, un padre di famiglia, insomma, e mi dicesse: stamattina ho aperto il Vangelo e ho trovato la pagina del giovane ricco, va, vendi tutto quello che hai, seguimi. Ho deciso di vendere tutto per essere coerente con questa pagina di Vangelo. Beh, naturalmente chiederei qualche motivo in più, cercherei di comprendere la sua storia, però alla fine, se nasce una decisione così, semplicemente dalla lettura di quella pagina di Vangelo, io gli direi: questa mi sembra che non sia la volontà di Dio su di te. Perché? Perché il tuo contesto di vita mi sembra diverso da quella del giovane ricco. Hai famiglia, hai tua moglie a cui hai promesso per sempre fedeltà, hai tuoi figli da far crescere. Allora la vera domanda è: come interpreti quell'invito, che è un invito serio di Gesù, che va nella linea della solidarietà con gli altri, che va nella linea del fare prima di tutto di Gesù il valore principale della tua vita? Bene, allora nel tuo contesto sei un padre, sei un marito, nel tuo contesto concreto come fai ad essere memoria vivente, originale, creativa di Gesù povero? Perché non ha senso dire: ma questa pagina è detta per un altro. No, il Vangelo è per tutti, quindi anche per te. Non ha senso dire: ma vivo semplicemente nel mio cuore l'atteggiamento dell'Eulabia. Sì, è in concreto? Ecco, questo è effettivamente l'arte del discernimento. L'arte difficile del discernimento, ma anche l'arte entusiasmante del discernimento. Perché? E perché nella Bibbia lo Spirito Santo ti aiuta a comprendere ciò che fa parte di un messaggio che è di un altro tempo. Va bene, lascia decadere, questo non ti riguarda, e invece ciò che è parola di Dio per te in questo momento, di fronte alla quale devi avere il coraggio di dire: faccio anche un salto di qualità, come l'ha fatto Maria, come l'ha fatto Giuseppe, come l'ha fatto Gesù. Altre domande, altre intuizioni. Per coloro che sono nuovi, questo è un momento anche bello, perché, diciamo così, superata il primo impatto, uno dice: ma adesso ho un po' di vergogna a dire questa domanda che è semplice, semplice, qui ci sono tutti i professori. Non è vero. Ecco, allora, ogni intuizione è buona, ogni domanda ha il diritto di una risposta. Lo Spirito soffia non solo in chi è al di qua della cattedra, ma anche dall'altra parte. Anzi, io volevo chiedere se una ragazza ebrea aveva le stesse occasioni di un ragazzo ebreo di essere istruita nella fede. Cioè, come avveniva questo? Sì. Allora, le consuetudini effettivamente dell'epoca erano all'insegna di quello che oggi definiremmo maschilismo. A quell'epoca questa categoria stessa non aveva senso, nel senso che tutti pensavano così. Era una società patriarcale dove era chiaro che per i ragazzi maschi c'era la possibilità di una formazione in sinagoga dopo il momento in cui venivano a 12 anni, appunto, non a caso il brano di Gesù lo colloca in quell'età, in cui venivano presentati alla comunità degli adulti. Per la ragazza questa formazione sinagogale non era possibile. La formazione avveniva a livello familiare, di nonna verso la nipote, di mamma verso la figlia, ma non era di qualità bassa, anzi la donna era colei che trasmetteva
Davvero tutte le usanze, le consuetudini, le tradizioni del popolo di Israele legate alla legge. Certo, in maniera, diciamo così, meno scolastica, avveniva la formazione della ragazza rispetto a quella del ragazzo che invece da 12 anni in poi, dopo la presentazione, partecipava alla vera e propria formazione dei maschi, degli uomini. Ancora oggi, ma per tutti questi secoli è avvenuto così, una funzione sinagogale può essere valida solo se ci sono 11 uomini. Se ci sono 1000 donne, ma 10 uomini, non si inizia la celebrazione. E questo dice appunto che la parola di Dio si incarna in parole d'uomo, in incrostazioni socioculturali che piano piano la parola di Dio è capace di smuovere, però si scontra con una resistenza che è culturale. Piano piano anche il popolo di Israele ha fatto passi enormi da questo punto di vista, anche se mi pare di poter dire che l'ebraismo attuale vive delle tensioni. Tra coloro che vogliono rimanere fedeli comunque alle tradizioni, alle usanze, alla legge di Mosè, tutti avete in mente certe immagini, oppure se siete andati a Gerusalemme nel quartiere di Mea Shearim, ci sono ancora questi ebrei osservanti, ecco, con i loro vestiti, le loro, ecco, e un ebraismo secolarizzato. Ecco, nell'ebraismo secolarizzato, sicuramente la donna ha fatto passi da gigante nel riconoscimento dei propri diritti all'interno della società. Nell'ebraismo ancora ortodosso, c'è quello che noi con le nostre categorie, ecco, quindi senza dare dei giudizi troppo tranchant, però noi definiremmo maschilismo. Però possiamo dire anche, battendoci un po' il mea culpa, che nella nostra, diciamo così, tradizione ecclesiale questo è durato fino a non molto tempo fa e per certi aspetti continua ancora oggi. Quindi, insomma, la parola di Dio deve ancora far fermentare la storia. Prego. I genitori di Maria hanno Sì? avuto un ruolo importante nella formazione di Maria, per cui non era una ragazza comune, diciamo. O sbaglio? Allora, dal punto di vista dell'attestazione nei Vangeli canonici e nel resto del Nuovo Testamento, noi sappiamo davvero quasi nulla, insomma, della formazione di Maria, non ci è dato di conoscere, Però, avendo letto i Vangeli apocrifi, come dice Bruno, che ormai è tanti anni che segue questi corsi, ecco, nei Vangeli apocrifi, almeno in un certo tipo di Vangeli apocrifi, pensate ad esempio il proto-Vangelo di Giacomo, invece ci sono tanti racconti che riguardano l'infanzia, l'adolescenza, la giovinezza di Maria. Allora, bisogna dire una parola su questi Vangeli cosiddetti apocrifi, in modo tale che chi è agli inizi possa entrare piano piano. Allora, Vangeli canonici o libri canonici della Bibbia significa questo. Canon in greco è il metro, è l'unità di misura. Quindi Vangeli canonici, libri canonici della Bibbia, nel senso che la Chiesa ha riconosciuto in questi secoli, soprattutto nel Concilio di Trento, quei testi che sono la misura della fede di tutti i cristiani. Quindi quei testi ispirati dallo Spirito Santo con i quali sei chiamato a confrontare la tua fede per verificare se la tua fede è autentica. Per quanto riguarda i Vangeli, sono quattro i Vangeli canonici, no? Li conoscete? Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Ma
la letteratura ecclesiale, la letteratura della Chiesa, fin dalle origini è stata molto più ampia. Ci sono dei Vangeli che la Chiesa stessa non ha riconosciuto come canonici, quindi come misura della fede autentica dei cristiani, per due ragioni. Quindi sto semplificando un po', ma siamo agli inizi. Due ragioni che hanno reso questi Vangeli apocrifi, cioè non considerati come canonici. La prima ragione è che veleggiavano alcuni di questi verso lo gnosticismo. Lo gnosticismo è una filosofia, teologia che si è sviluppata soprattutto nel III secolo d.C. ad Alessandria d'Egitto e in quella zona. È una filosofia, teologia molto complessa, ma che ha letto le vicende di Gesù astraendo dalla storia, rendendo tutto simbolico. Semplifico molto. Ad esempio, la Maddalena è la rappresentante, appunto, è un simbolo della sapienza. Non è più la Maddalena in carne ed ossa, così come testimone, ma rappresenta la sapienza. Ecco, accantonati. Poi c'è un altro tipo di Vangeli apocrifi che invece sono molto più vicini ai Vangeli canonici e sono molto antichi alcuni. Alcuni sono del VII secolo, VIII secolo, quindi avanti, quindi frutto anche di invenzioni. Altri sono molto antichi. Ad esempio il proto Vangelo di Giacomo è della fine del primo secolo e dell'inizio del secondo secolo, 100-120. Ora, la prima lettera di Pietro, la seconda lettera di Pietro, che sono testi canonici del Nuovo Testamento, sono di quel tempo. Quindi dello stesso periodo alcuni, non solo, ma hanno dentro anche degli aspetti, delle notizie che, dicono gli studiosi, hanno una buona probabilità di essere storici. Ecco, allora perché la Chiesa ha detto sì, leggiamoli, però non sono canonici, non sono riferimento di autenticità per la nostra fede, non sono ispirati dallo Spirito Santo? Perché si vede soprattutto che il mistero di Gesù è trattato in maniera ingenua. Voi leggeteli, questo secondo tipo di Vangeli non fa male, ecco, sono tutti tradotti in italiano, sono tutti pubblicati, la Chiesa non nasconde nulla. Ecco, apocrifi vuol dire nascosti, ma perché sono coloro che li hanno scritti che volevano mantenerli nascosti. Apocrifi vuol dire questo, però la Chiesa non li nasconde. Si possono leggere, sono anche gustosi tante volte, però appunto il mistero del Figlio di Dio che si è fatto uomo è reso in maniera semplice, ingenua e dunque non corrispondente al vero. Ad esempio si vede questo bambino Gesù che si mette lì sulla sabbia, impasta la sabbia, ne fa degli uccellini e poi dona loro la vita. Notate, sta dicendo una cosa sacrosanta, quello che anche noi diciamo nel credo. Gesù Cristo, per mezzo del quale tutte le cose sono state create. Ma lo dice in maniera ingenua, con un raccontino, togliendo appunto quell'aspetto del mistero del Figlio di Dio fatto uomo, che invece nei Vangeli è molto più salvaguardato e testimoniato in maniera autentica. Oppure, per farvi sorridere un po', il San Giuseppe dei Vangeli apocrifi impazzisce, povero uomo, perché ogni volta tenta di prendere Gesù, di portarlo a scuola dai maestri, e ogni volta da capo i maestri glielo portano indietro dicendo: ma il tuo Gesù sa già tutto, sa già tutte le costellazioni del cielo, sa tu, e cosa gli possiamo insegnare? Vedete, dicono una cosa davvero profonda, cioè che Gesù è la sapienza,
del mondo. Ma in che senso è la sapienza del mondo? Nel senso che sapeva già tutto? Nel senso che sapeva perfettamente che è il sole che è fermo e la terra gli gira intorno e non viceversa, come invece si credeva ai suoi tempi? Oppure il povero San Giuseppe riceve anche dei rimproveri dal papà di un certo Lazzaro. Perché? Perché Gesù stava giocando col suo amico Lazzaro, a un certo punto il suo amico gli ha fatto qualcosa, l'ha seccato fuori. E dopodiché, povero San Giuseppe vede arrivare il papà, fa una preghiera a Gesù e Gesù lo risuscita dai morti. Vedete, dicono la verità, effettivamente Gesù ha risuscitato Lazzaro, ma retroproiettandolo nell'infanzia, tutta questa vicenda tolgono effettivamente quell'aspetto che nella pagina di Giovanni 11 è testimoniato, ma in una maniera effettivamente molto difficile da interpretare, perché lì si dà effettivamente il mistero di Gesù, figlio di Dio che si è fatto uomo, e allora piange di fronte alla morte di Lazzaro. E noi ci diremmo, ma come piange? Se da lì a un attimo l'avrebbe risuscitato, sta calmo Gesù. Perché ti metti a piangere? E dopo c'è quella preghiera che è davvero misteriosa, ma interessante, per farci intuire cosa c'è nel cuore di Gesù. Intuire perché noi non siamo come Gesù effettivamente, no? Quindi possiamo balbettare qualcosa. Dice, ti ringrazio Padre, lo ringrazia prima, è così fiducioso nel fatto che il Padre interverrà per il bene di Lazzaro, per il bene di tutta quella gente, che lo ringrazia in anticipo, ma lo ringrazia e dice, lo dico per loro, in modo tale che quando sarebbe avvenuto tutti avrebbero detto, vedi che viene da Dio. Ecco, però appunto piange e ringrazia nella modalità appunto di chi si affida nelle mani del Padre e dice io credo che tu interverrai per il bene di questa gente e mi metto nelle tue mani, fa di me quello che desideri, fa secondo la tua volontà, e gli sgorga dalle mani di Gesù il segno, Lazzaro vieni fuori. E il morto viene fuori. Capite che questa complessità è rispettosa del mistero di Gesù Cristo, del figlio di Dio che si è fatto vero uomo, mentre il raccontino del Vangelo apocrifo semplifica molto, per questo la Chiesa. Ecco, in questi racconti si parla effettivamente dell'infanzia di Maria, del suo essere stata donata al Tempio di Gerusalemme, del suo essere stata cacciata dal tempio nel momento in cui ha le mestruazioni e quindi è impura, stando a quella legge, di essere stata messa, diciamo così, promessa sposa a diversi pretendenti con quel segno del rametto, che solo il rametto di Giuseppe fiorisce, e questo diventa il segno che Dio voleva lui, Giuseppe, come sposo di Maria. Ora, di tutto questo noi non sappiamo quanto sia vero. Certo è che alcuni aspetti corrispondono alla geografia e alla cronologia del tempo di Maria. Servono per il contesto in cui è avvenuto. Esattamente, sono delle testimonianze sul contesto storico e geografico. Quindi ci aiutano anch'essi, i Vangeli apocrifi, a comprendere, a conoscere e quindi ad amare di più Maria.